Salve a tutti, sono sempre Luciana, onicotecnica per l'azienda Solo Tu Donna. Oggi vi voglio presentare il mondo camouflage della nostra azienda. Quindi vi faccio vedere un pochettino le differenze tra i vari prodotti con qualche ripasso di qualche caratteristica particolare. Abbiamo il prodotto della linea classica. È un camouflage in tre tonalità, quindi sono questi tre i colori, ed è come caratteristica ha la caratteristica di essere a media densità e autolivellante e tengono un po' la pinzatura. Passiamo invece alla linea Pinching, dove troviamo tre camouflage in tre tonalità differenti, giro anche qua, quindi tre camouflage in tre tonalità differenti. Abbiamo un Pinching Gel trasparente e un Forming White, che è un bianco per ricostruzione, quindi in realtà è un costruttore bianco. Con questo qui andiamo a creare la frangia d'incastro. Le caratteristiche della linea Pinching sono ad altissima densità, leggermente autolivellanti, tengono perfettamente la pinzatura, adatti per lunghezze estreme, per la tecnica del muretto e quindi frangia d'incastro. La chicca invece, e quindi la novità, sono i cover della linea Extra. Abbiamo 5 tonalità differenti, quindi abbiamo 5 extra cover. Fanno parte delle linee Extra Thick. Quindi andiamo passo passo. 5 extra cover che hanno una estrema densità, quindi parliamo veramente di prodotti che dove li mettiamo stanno, sono veramente molto molto densi. Non sono autolivellanti, ma sono tissotropici. Più avanti poi vi spiegherò di preciso di che cosa si tratta. Tengono perfettamente la pinzatura, sono ottimi per le lunghezze estreme, per la tecnica del muretto e quindi frangia d'incastro. Per quanto riguarda l'Extra Thick invece, già lui ha un suo tutorial a parte, dedicato solo ed esclusivamente a lui, quindi è un prodotto veramente molto importante, andatevelo a cercare, che ha delle caratteristiche fantastiche. In questo lato qua invece vedete le 5 tonalità differenti degli extra cover. Andremo a vedere direttamente nel lato pratico come applicare gli extra cover. Ok, vediamo in pratica come funziona l'applicazione dell'extra cover. Per comodità ho già preparato la lamina ungueale spingendo e eliminando le cuticole, accorciando completamente la lamina ungueale e opacizzando la superficie. Quindi vado direttamente ad applicare sulla cartina per l'allungamento. Faremo una mini forma molto delicata. Tagliamo i laterali della cartina. Allargo i laterali così che la mia cartina possa entrare perfettamente. Ok, il primo prodotto che vado ad applicare su è sempre il Pre-Nail liquido. È un prodotto a bassissima acidità e antimicotico, mi disidrata la lamina ungueale e contemporaneamente mi lascia uno strato leggermente appiccicoso che mi permette la perfetta adesione del gel successivamente. Quindi lo applico direttamente su tutta la lamina ungueale. Se tocco cuticole o cartina non succede nulla. Anzi. Facciamo evaporare l'aria e prendo l'Extra Thick. L'Extra Thick lo utilizzo come strato sottilissimo, come base, quindi ricopro la lamina ungueale, quindi il letto ungueale, e faccio l'allungamento. L'Extra Thick è il gel trasparente.
Anche questo è ad altissima densità. Ne prendo veramente poco e mi creo intanto uno strato sulla lamina ungueale. E man mano mi sistemo bene il giro cuticolo e man mano mi allungo sul letto ungueale. Quindi ne prendo un altro po', scusatemi, sulla cartina e mi vado a creare l'allungamento. Mi gestisco l'allungamento direttamente, grosso modo, in base alla forma che io gradisco creare. Quindi se voglio uno square faccio attenzione agli angoli, se voglio una mandorla non c'è bisogno che gli angoli li metto. E quindi mi preparo proprio la mia base con questo trasparente extra thick. Vi faccio notare che, come ho detto precedentemente, abbiamo i gel tissotropici, cioè sono praticamente dei gel che in realtà sono ad altissima densità, però se vengono un po' mossi, come sto facendo io in questo momento, quindi vado a creare un po' di movimento avanti e indietro, quindi in automatico si riscaldano un po' e diventano autolivellanti, leggermente autolivellanti. Quindi chiudiamo bene la cartina, sistemiamo il tutto. Abbiamo fatto uno strato sottilissimo, polimerizziamo in lampada 90 secondi in questa combinata. Andiamo a pinzare un pochettino il nostro gel extra thick. Vi ricordo che la pinzatura avviene ai valli ungueali, quindi ai laterali e non alla lunghezza. Soprattutto con questa pinza inversa, se ho intenzione di pinzare solo la lunghezza, la devo accompagnare, quindi non posso lasciare la pinza perché è molto potente e potrebbe comunque spezzarmi l'allungamento, anche perché è veramente molto sottile. Quindi pinziamo ai valli ungueali. Dopo aver fatto raffreddare il gel in posizione, stacco la pinzatura. Chiudo questo qua intanto che non ci serve più. Ok, e vado a sgrassare per poi limarlo con la forma desiderata. Tolgo la cartina. Facciamo attenzione perché la struttura è veramente molto sottile. Poco più avanti, per favore, grazie. Prendo la lima e mi limo praticamente la mia forma. Inizio con il buffer e opacizzo tutta la superficie, quindi mi rendo liscio la mia base, per poi poter applicare su l'extra cover e quindi allungare il letto ungueale. Non deve essere una limatura precisa, basta proprio un accenno e mi creo la mia forma. Ok, mi creo una mandorla classica, quindi facciamo veramente un qualcosa di molto semplice.
Spolveriamo. Ok. Riapplico su il mio pre-nail liquido, così elimino comunque tutti gli eventuali residui di polverina. Facciamo evaporare all'aria e prendo l'extra cover numero 3, uno dei miei colori preferiti. Come potete vedere è veramente extra, quindi molto molto denso. È rimasto così dall'ultima volta che l'ho utilizzato. Quindi con il cover mi creo un allungamento del letto unguiale. Vado a prendere poco prodotto. Inizio in questo caso dal giro cuticole, quindi intanto lo applico al centro. Inizio a portarlo nel giro cuticole. In maniera molto delicata, quindi uno strato veramente sottile. Me lo tiro un po' avanti, quindi ho coperto il letto ungueale naturale così. Prendo un altro po' di prodotto. Lo porto qua avanti e inizio a crearmi proprio l'allungamento del letto ungueale, quindi vado un po' più avanti. Sto riscaldando il prodotto, quindi me lo creo un po' più morbido. Quindi faccio questo movimento, avanti e indietro. Come potete vedere lo rendo autolivellante. Quindi evitiamo di avere solchi in un prodotto che è veramente molto denso. Questa è proprio la caratteristica che ha questo prodotto. Denso, se lo lascio denso. Se lo preferisco un po' più morbido, posso lavorarlo un po' e si riscalda e quindi diventa leggermente autolivellante. E comunque mi permette, essendo comunque un prodotto veramente molto molto tecnico, quindi duro, difficile da lavorare, ma utilizzando questa tecnica qua diventa più semplice da lavorare. Quindi amalgamo un po' il tutto con la base che ho applicato su precedentemente. Spero che si veda bene. E quindi mi sono creato così l'allungamento del letto ungueale. È uno strato abbastanza sottile, quindi senza esagerare, anche perché essendo un prodotto pigmentato abbiamo poi il problema che magari la parte esterna si polimerizza bene, la parte interna, quindi quella più a contatto al gel extra thick, quindi alla parte trasparente, possibilmente non si polimerizza. E quindi, onde evitare questo errore, o utilizziamo più strati sottili, ma più strati, oppure dobbiamo fare polimerizzare un pochettino di più, avendo sempre comunque l'accortezza di fare attenzione a questa cosa. Ok, abbiamo creato l'allungamento del letto unguale. Aspettiamo qualche secondo che si autolivelli un altro po'. Facciamo polimerizzare questo primo strato in lampada per poi andare a chiudere questa parte dietro ad incapsulare anche l'allungamento. In lampada anche questo 90 secondi, valutando bene la performance della propria lampada. Quindi se è una lampada nuova con bulbi o LED super performanti, 90 secondi potrebbero bastare. Altrimenti valutiamo, arriviamo anche a 120 in questa combinata parlando, o anche di più. Nella lampada UV tradizionale parliamo di 240 secondi, ok? Valutate sempre comunque la performance della lampada. Prego. Ok. Abbiamo fatto il primo strato, quindi di camouflage, extra cover. Vado a riempire la parte dietro e a incapsulare l'allungamento.
Quindi prendo un altro po' del mio prodotto. Extra cover numero 3, voglio ricordare, anche perché è il mio preferito. Porto bene nel giro cuticole. E vado ad incapsulare bene il davanti, quindi il mio muretto. Vedete che lavoro con il pennello piegato lateralmente, quindi di taglio. Riscaldo sempre un po', quindi riesco a muoverlo un po' meglio. Sistemo questa parte qua. Quindi questo movimento avanti e indietro mi permette veramente di riscaldarlo e quindi creare un po' questo effetto autolivellante. Mi sistemo bene questa parte qua, laterale. Ok, e il muretto è fatto. Muretto significa veramente avere spazio e differenze tra la base e la parte superiore del mio camouflage. Ok? Perché poi ad incastro andremo a mettere il fringe, forming white in questo caso. Il lampad altro 90 secondi. E quindi abbiamo polimerizzato anche il secondo strato di camouflage in lampada. Quindi questo lo possiamo togliere. Andiamo a sgrassare. E andiamo a limare anche in questo caso nuovamente il nostro camouflage. Quindi mi preparo già il letto ungueale. Così che poi anche l'applicazione del mio fringe ad incastro viene molto più semplice e anche la limatura del prodotto in sé sarà molto più veloce. Quindi arrivo bene nel giro cuticole, spolveriamo, vediamo un po' dove siamo arrivati. Quindi durante questo passaggio ci possiamo proprio rendere conto se il prodotto si è polimerizzato o meno. Nel caso in cui non dovesse essere polimerizzato, ci rendiamo conto che ne abbiamo utilizzato troppo. Quindi vari passaggi, sì, ne abbiamo fatti due, però comunque il prodotto è assai. Faccio girare un pochettino, grazie. Limiamo molto bene il muretto, facendo attenzione a non appoggiare la lima in maniera troppo pesante sul trasparente, perché comunque, ripetiamo, è uno strato sottile. Arrotondiamo anche bene qua davanti, o possiamo lasciarlo anche più a punto, come poi preferiamo. Quindi la tecnica del muretto in realtà ci dà anche la possibilità di fare 10 French perfettamente uguali, o comunque molto uguali, perché
andiamo a limarli e quindi ce li prepariamo precedentemente. Possiamo anche aiutarci un po' con le misure della cartina. Quando andiamo ad applicare sul prodotto, soprattutto nella fase del trasparente in realtà. Ok, abbiamo creato così un perfetto rettangolare. Vi faccio notare sempre l'altezza del muretto. Il muretto ci deve essere, altrimenti non può essere freccia di incastro. Ok, quindi spolvero nuovamente bene, anche un po' la mia mano. Riapplico sempre comunque il mio prenail. Un po' sull'allungamento perché è quello che in realtà mi serve adesso e un po' su tutta la parte che ho trattato. Mi dà l'opportunità di vedere anche un po' meglio perché comunque mi pulisce un po' tutto e comunque, ripeto, essendo antimicotico, siamo sempre più sicuri. Utilizzo in questo caso il Forming White o il White Forming della linea Pinci, che è il costruttore bianco. Anche questo prodotto è super pigmentato, quindi vale sempre la stessa regola. Attenzione, più prodotto utilizzo, meno si polimerizzerà in profondità perché è pigmentato. Quindi spesso il tutto non funziona perché ho utilizzato troppo prodotto. In questo caso vado a prendere il prodotto e lo appoggio perfettamente al mio muretto. Quindi è proprio ad incastro. Quindi prendo, lo porto al muretto. Faccio un primo passaggio, porto bene qua davanti. Dovessi anche sporcare la smile line, alla fine non succede nulla perché tanto poi devo andare a limare, quindi non è un problema. Il problema è se sporco i laterali della parte della pelle. Quindi prima di polimerizzare in lampada vado a togliere le vergogne. Quindi mi aiuto con il ferretto decoratore, tolgo di qua e tolgo di qua. Polimerizzo questo primo strato in lampada per poi andare a polimerizzare successivamente un altro strato. 90 secondi CCFL. Prego. Ok, andiamo ad applicare il secondo strato di Forming White. Ne ho preso un po' troppo. Ok, andiamo a riempire bene 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 fino al muretto, quindi porto nuovamente bene i laterali, porto bene avanti. Ok, porto bene da questo lato. Ricordiamo che anche questo prodotto è tissotropico, quindi dobbiamo muoverlo per renderlo più autolivellante. Al massimo, anche che non si livella, tanto lo dobbiamo limare, va bene lo stesso. Ok, prendo un altro goccettino perché qua manca. Applichiamo da questo lato. Andiamo a togliere nuovamente eventuali fuoriuscite, quindi elimino questo, elimino questo e polimerizziamo in lampada 90 secondi. Prego.
Ok, abbiamo polimerizzato in lampada, chiudiamo il white form che non ci serve più, andiamo a sgrassare. E andiamo a limare il nostro French. Uso una lima un pochettino più morbidina. Siamo decisamente agevolate dal fatto che comunque il muretto o la parte del camouflage l'abbiamo limato precedentemente, quindi veramente in maniera molto veloce andiamo a limare la parte del French che abbiamo attaccato e possiamo passare poi al passaggio successivo. Quindi portiamo bene a zero anche il nostro bordo. Sistemiamo i nostri laterali. Arrotondiamo un po' davanti. E così abbiamo creato la nostra mandolina semplicissima. Ho passato il pad con un po' di sgrassatore per togliere un po' tutta la polverina, anziché farlo con lo spolverino. Faccio asciugare bene 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 e posso passare così al passaggio successivo. Quindi abbiamo costruito con il camouflage, abbiamo creato il muretto limato al nostro piacimento, abbiamo attaccato il French bianco con il white forming, limato, creato la forma e andiamo a sigillare. Sigilliamo con un sigillante che non lascia dispersione, gel extra lucidante. Andiamo a sigillare la nostra ricostruzione, scusate che mi tolgo un attimino un po' di polvericchia varia ed eventuale, ne uso una quantità minima, quindi senza esagerare, uno strato di smalto diciamo, polimerizza in lampada CCFL 90 secondi, nella lampada tradizionale invece 180. Lucido bene nel giro cuticola e porto bene avanti. È un extra lucidante, quindi veramente mi dà grande 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 lucentezza alla fine. Pulisco un po' il pennello perché magari l'ho preso un po' di più. Ripasso bene, ve lo faccio attaccare bene. Ripeto, incapsuliamo un po' qua davanti. Ok. Aspetto qualche secondo che si autolivella. E polimerizziamo in lampada 90 secondi. Prego. Ok. Abbiamo fatto polimerizzare 90 secondi in lampada, la nostra manicure è finita, il prodotto non lascia dispersione, quindi come vedete è lucidissimo, è un extra lucidante, ripeto. Facciamo raffreddare un secondo e passiamo un goccio di olio per cuticole. Utilizziamo l'olio con il contagocce, così siamo sempre super igienici. Puliamo anche sempre la parte sotto. E abbiamo così terminato la nostra mandorlina. Ok? Vi voglio far vedere nuovamente, aprirò direttamente i barattoli per farvi vedere i vari colori del cover. Sono in questa parte qua già polimerizzati, vi faccio vedere l'extra cover numero 1,
il numero 2. Il numero 3, che è quello che ho usato io. Effettivamente notate la loro densità, veramente extra. Il numero 4. E l'extra cover numero 5. Quindi la famiglia camouflage Solo Tu Donna è aumentata di 5 cover. Extra densi, tissutopici, quindi comunque se li lavoriamo si riscaldano un po' e diventano autolivellanti. Li utilizziamo insieme al Forming White e l'Extra Thick. E anche questa volta spero di esservi stati utile. E vi saluto al prossimo tutorial.